Ehi. Oh, come stai? Anna e Mara sono una coppia di ritorno da un viaggio in Tunisia. Una volta superata la frontiera, Anna, Maria de Medeiros, scopre che un giovane immigrato si è nascosto nella loro automobile. Il ragazzo scuote qualcosa nel cuore di Anna, che decide così di ospitarlo a casa sua, nonostante l'iniziale diffidenza della compagna. Questo è solo il primo di tanti cambiamenti nella vita di tutti e tre i protagonisti, che si ritroveranno a doversi confrontare con se stessi e forse a rimettere in discussione ogni cosa. Lei sogna con un mondo perfetto, dove tutti possono stare insieme e credo che la sua generosità è sincera e porta in lei questa voglia di aiutare gli altri, ma dopo la sua posizione fa che lei è un lupo, questa cosa istintiva in lei che appare a un momento del film, ma è una cosa che lei non... è quasi non controllata, direi io. Madonna, non ti muovere così! Dai! Non così! Ma non sai nuotare! Non è possibile! Ah! Secondo il regista, al suo secondo film, Riparo racconta la storia di tre persone che non riescono a partecipare come vorrebbero e come avrebbero diritto alla società. Per come intendo io il cinema, per cui amo anche appunto autori da Fassbinder a Pasolini che raccontano queste cose, cioè mettono al centro, fanno quello che chiamano Fassbinder per dire melodrammi sociali, cioè delle storie che hanno una forte base emotiva, una forte base sentimentale, relazionale, quindi si basano sull'individuo e i suoi turbamenti e i suoi desideri, però lo contestualizzano perché vogliono sia emozionare che far pensare. Mi ho licenziato. Stai scherzando? Che dici? Salvio mi ha detto che non hai bisogno di me. E perché? Però no. Mara si rende anche conto che forse ha visto una situazione sbagliata, forse in qualche modo ha anche ferito la persona che le sta vicino proprio per il suo bisogno di affetto, di un appoggio, di una persona sulla quale comunque contare. E forse in qualche modo ha tralasciato, infatti quando nella scena in cui il ragazzo chiede a lei tu perché stai con Anna, lei non dice per amore. Cioè dice tutte le cose che, per le quali uno risponde perché sei ancora con i tuoi genitori, perché mi danno riparo, perché mi danno l'appoggio, perché mi sento sicuro, cioè ha dato tutte le giustificazioni diverse da quello che è l'amore. Non c'è un uomo, non vi sposate tranquillo. No, non abbiamo bisogno di un uomo, stiamo bene così, va bene? I figli e la famiglia, tu non vuoi. Ti ha preso di fare tutte le domande insieme? Il film non ha come tematica principale né l'omosessualità, certo, né l'immigrazione. Il film, tra i tanti festival che ha fatto anche il Festival del Cinema Gay di Torino, che è un festival molto antico, uno dei più antichi del mondo, credo che alla 22esima, 23esima edizione. E mi diceva il direttore che in tanti anni solo tre volte ha potuto mettere dei film italiani in concorso. Ed è un festival che si svolge in Italia. Questo per dire che evidentemente da parte dell'Italia o della cultura italiana c'è una tale reticenza ad affrontare l'argomento che evidentemente non ha prodotto dei film abbastanza buoni da poter stare nemmeno in un concorso che si svolge in Italia. Se questo fosse successo al Festival di Venezia ci spareremmo tutti, ma ecco.